semplifichiamo, arrotondiamo i dati e diamo l'ordine di grandezza: 110 miliardi di giocato, 90 miliardi vinto, nel più di 20 miliardi la spesa. All'erario di questi 20 miliardi prendiamo più del 55%, quindi più di 10 miliardi. Sono dei numeri importanti, dei numeri in effetti che nel periodo di bilancio fanno sicuramente passano veramente dei numeri su cui si riflette molto. Spesso si fa anche molta confusione quando si riportano i 110 miliardi del giocato invece che i 20 miliardi della spesa. Ma sì. Le entrate tributarie derivanti dal settore del gioco d'azzardo in Italia rispetto all'Unione Europea, rispetto ai paesi più significativi, intendendo per significativi quelli confrontabili, noi siamo il primo paese con entrate tributarie del gioco d'azzardo. Intendevo per paesi diciamo confrontabili Spagna, Francia, Regno Unito, Germania. E questo non è tutto, diceva giustamente il dottor Russo, c'è poi tutta l'area illegale. L'area illegale, in un recente intervento del procuratore nazionale antimafia, il giro d'affari dell'area illegale nell'ambito del gioco è stato stimato in circa 20 miliardi. Quindi stiamo parlando di numeri davvero, davvero notevoli. E, bene, su cosa dobbiamo concentrarci? Sicuramente su regolare meglio il mercato. Il mercato è da una parte, e dall'altra difendere i soggetti più esposti. Quindi per soggetti più esposti abbiamo sempre parlato, ne ho parlato prima del dottor Russo, sono sicuramente i ludopaci, ma per tutti coloro che hanno degli disturbi che sono riconducibili al gioco, e chiaramente i minori. E dobbiamo concentrarci quindi anche su quello che abbiamo fatto nell'ultimo. Per l'ultimo anno, chiaramente semplifico, parliamo dal decreto dignità in poi. Chiaramente non mi spingo più indietro per non annoiare la platea, ma dal decreto dignità in poi, bene ha fatto chiaramente il Parlamento a approvare, convertire in legge il decreto dignità, soprattutto dove dice che occorre una legge, che occorre mettere ordine in questo settore. Sì, nel tempo le norme si sono, come dire, affastellate, si sono stratificate. Oggi noi dobbiamo fare, non lo dico ordine, dobbiamo fare chiarezza, perché dalla chiarezza viene la trasparenza. Quindi dobbiamo far sì che tutto sia confrontato. Faccio un esempio: oggi ad esempio la tassazione avviene in alcuni giochi avviene sul giocato, in altri viene sul margine. Per gli addetti ai lavori è tutto chiaro, ma quando si guarda al di fuori, ecco, è tutto opaco. Allora noi dobbiamo far sì che tutto sia confrontabile, tutto sia chiaro. Tanto questo mercato nel tempo si è notevolmente concentrato. Oggi parte del mercato è in mano a le società che sono quotate in borsa o appartenenti a fondi. Bene, cosa ci dicono le associazioni? Ci dicono che gli investitori, gli azionisti vogliono sempre più chiarezza. Bene, mi fa piacere, quindi saremo molto di più a fare questo percorso di chiarezza e trasparenza. Nella chiarezza e trasparenza, ecco, vediamo un po' cosa abbiamo fatto. Una cosa, innanzitutto abbiamo fatto una cosa semplice. La chiarezza viene dai dati, dal fatto di fornire dei dati pubblici. Bene, nel tempo gli enti locali hanno legiferato chiedendoci dei dati e non sempre eravamo molto pronti a dare dei dati. Ecco, qui permettetemi di ringraziare Sogei, c'è qui il dottor Crocea, la dottoressa Ramella, ecco, che hanno collaborato molto in questa attività. Abbiamo fatto un'applicazione smart, si chiama Smart, con cui chiaramente viene messa a disposizione sia dei nostri operatori sia di tutte le forze dell'ordine, ma verrà messa a disposizione anche di tutti gli enti locali, regione, provincia e comune. Quindi tutti gli enti locali sapranno a disposizione, sapranno quale sarà il volume di gioco oppure gli orari di funzionamento. Quindi potranno adottare, come dire, delle normative in modo consapevole, cioè sapendo qual è il volume di gioco nelle loro aree. Ecco, si parlava prima sulle distanze. Il programma permette pure di georeferenziare i punti vendita, quindi sapranno esattamente quali sono le distanze dei punti sensibili. Per quanto riguarda invece gli orari di funzionamento, ecco, oggi chiaramente per vedere se una macchina di una VLT gioca
dire, se il gioco viene fatto oltre gli orari consentiti, fisicamente deve andare il tubo dell'ordine a vedere la macchina. Oggi con questo programma invece questo sarà possibile farlo a distanza e chiaramente i dati saranno certificati dall'agenzia. Cosa abbiamo fatto invece nel campo del VLT e del OPR per tutelare i minori? Beh, sicuramente la tessera sanitaria. Cosa abbiamo fatto? Quindi le leggi approvate chiaramente dal Parlamento. Sicuramente la tessera sanitaria. Beh, con la tessera sanitaria del VLT dal 1 gennaio 2020, quindi si potrà giocare sicuramente applicando la tessera sanitaria, mentre per quanto riguarda quindi la comunicazione che viene fatta all'Unione Europea verrà dato un tempo tecnico di adattamento delle macchine e quindi anche lì si potrà giocare solamente con la tessera sanitaria. Ecco, una particolarità, nel senso che non ci sarà un aggancio fra la tessera sanitaria e il codice fiscale, quindi si garantirà la privacy del giocatore. Per quanto riguarda, speriamo di capirci tutti, gratta e vinci, cioè tagliando le lotterie istantanee. E per quelle invece una parte, come se sapete, una parte del biglietto tagliando viene dedicato proprio ai messaggi che regano avvertenze sui rischi connessi al gioco e viene invece specificato, viene specificato oggi molto meglio quali sono le percentuali di vincita. Levando la percentuale di vincita, quando si vince l'importo va alla giocata. Parlando di supplire le norme di riciclaggio, in effetti anche in questo campo siamo andati abbastanza avanti con l'identificazione dei clienti all'apertura dei conti dei giochi online, oppure per la conservazione per 10 anni dei dati relativi alla monetizzazione dei conti di gioco, oppure tagliando i parlanti. Ecco, ricordate, anche i quotidiani hanno riportato spesso questa problematica. Oggi per i tagliandi parlanti è molto chiaro quanto si è giocato, il resto che ci viene dato, se è frutto di una vincita oppure il resto della giocata d'altro. Sono d'accordo con il dottor Russo che ancora molto si può fare in questo campo, e in effetti anche noi ci stiamo sforzando di collaborare in questo senso, di scrivere qualche norma che ci può dare ancora di più, ancora di più possiamo fare un'attività. Per questo permettetemi di ringraziare anche le forze dell'ordine, un'attività in questo senso. Ecco, non per questo sto accanto il generale Arbore, però ecco, in quest'ultimo anno abbiamo molto collaborato, ci siamo resi conto che da questa collaborazione quello che è venuto fuori non è la somma delle attività che abbiamo fatto, ma molto di più, perché in effetti abbiamo delle professionalità che sono diverse e che messe insieme in questo campo portano sicuramente a, dare più chiarezza e più, al gioco legale, nel combattere il gioco legale. Per i controlli, dato che parlavamo di costo dell'ordine, nel 2019 i controlli fatti dalla sola agenzia hanno superato supereranno il 31 dicembre i 40.000 interventi, ma anche quelli delle forze dell'ordine sono aumentate e nel comitato di alta vigilanza che viene presieduto appunto dall'agenzia delle dogane, ecco, si è stimato che quest'anno le forze dell'ordine faranno almeno il 30% in più di controlli. Per cui, tra l'altro, questi controlli, ecco, uno si è appena concluso, che è quello di luglio, anche questo si muove a favore o alla tutela dei minori, perché luglio chiaramente è il periodo in cui le scuole sono chiuse e quindi i minori sono più in giro, quindi fare interventi in quel periodo vuol dire anche tutelare i minori. Beh, per i minori un problema che è stato sollevato prima ed è quello sicuramente dei totem, quelli che vengono chiamati totem, di fatto sono dei videogiochi, che videogiochi che si trasformano facendo un paio di passaggi in vere e proprie auti. E quindi su questo, non mi dilungo su questo, ma anche su questa attività, su questa problematica, stiamo facendo parecchie attività. Bene, io non vorrei dilungarmi oltre, però quello che ho detto oggi sicuramente trova riscontro in quello che è la vita del programma di governo che abbiamo visto, che
recita gli obiettivi di rafforzare l'azione di contrasto al fine di passare dopo.